Cari amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati. Ancora una volta in uno di questi miei video. Oggi è arrivato il momento di parlarvi di un qualcosa che io aspetto sempre con particolare, diciamo, come dire, con parecchie aspettative. Ecco, a volte sono, le aspettative sono, diciamo, in qualche maniera gratificate, altre volte un po' meno. Per quanto riguarda, sto parlando ovviamente del Texone. Il Texone, quindi l'albo speciale di Tex, che tutti noi appassionati chiamiamo Texone, che è arrivato al numero 36. Eccolo qui in tutto il suo splendore. Come potete vedere, addirittura sono aumentate le pagine. Le pagine sono diventate 264, più di 20 pagine in più rispetto, diciamo, a quelli precedenti. Vi mostro ovviamente la cover, la costina classica e la quarta di copertina, il classico Texone, diciamo, graficamente parlando. Questo, diciamo, questi volumi dei Texoni, io a questi volumi io tengo particolarmente perché ne possiedo l'intera collezione. È di questo. Tutti acquistati in edicola, non recuperati, alcuni magari un po' mostrano i segni del tempo. Perché io iniziai a comprare il primo Texone praticamente il primo anno, quando uscì, il primo anno che mi trasferì in quel di Milano dalla Sicilia. Quindi per me rappresenta un qualcosa anche effettivamente importante. Il personaggio, la mia vita, insomma, il Texone ha segnato, ha scandito un po' gli anni da me trascorsi qui, felicemente, in Lombardia. Detto questo, veniamo a parlarvi del volumone qui, dell'albone nello specifico. Quest'albo, per quanto riguarda, sapete che ogni volta ci sono dei disegnatori particolari che si alternano, diciamo, al Texon. Prima, ai tempi di Sergio Bonelli, avevamo sempre dei disegnatori un po' stranieri che magari non avevano mai disegnato Tex, come per esempio il famoso Texone di Magnus, per fare un esempio. Questa volta abbiamo a che fare con Massimo Carnevale. Massimo Carnevale, che il titolo dell'albo, prima che lo, perché poi magari a volte me lo dimentico, è La vendetta delle ombre. Massimo Carnevale, che io ho sempre apprezzato in quanto copertinista, perché praticamente ha una capacità incredibile nell'illustrare queste cover dipinte. Me ne ricordo qualcuna per quanto riguarda Lancio Story, addirittura Scorpio, e anche John Doe, di cui io posseggo diversi albi, anche se non ne ho mai parlato perché li acquistava mio figlio, quindi, ma comunque ne ho parecchi, magari qualche volta me ne faccio vedere qualcuno. Quindi Massimo Carnevale, che io ho sempre apprezzato per le cover, ovviamente lui, come diciamo, come fumettista, ha anche illustrato un famoso Dylan Dog. Aspettatevi, non mi ricordo bene il titolo, Mater qualcosa, però devo essere più specifico perché so che voi che mi seguite mi fate, diciamo, le pulci su tutto. Ecco, Mater Morbi, ecco, ci ricordavo Mater, non ricordavo Morbi. Io devo dire che apprezzo molto di più Carnevale per le cover rispetto, diciamo, alle tavole. Insomma, è un mio gusto particolare. Comunque, veniamo a parlare della storia, diciamo, in questione. La vendetta delle ombre. Vi dico subito che per quanto mi riguarda è un Texone che, diciamo, si allontana dall'ambiente, cioè dal classico Tex, dalle storie
diciamo classiche di Tex, insomma, alle quali io personalmente sono abituato seguendo Tex dai tempi di Gianluigi Bonelli, insomma, fin dagli inizi. E verto un po' più verso l'horror. Diciamo che mi ha un po', diciamo, inquietato questa cosa, perché io quando leggo Tex voglio, diciamo, avere a che fare con qualcosa, il Tex classico, parlo con qualcosa di diverso. Comunque la storia è ovviamente scritta e sceneggiata alla grande da Mauro Boselli, al di là del genere che tende verso l'horror, però ovviamente un grande lavoro, e lo stesso Carnevale ha dato, diciamo, il meglio di sé nell'illustrare questo Texon. Abbiamo a che fare, poi vi mostrerò, diciamo, qualche tavola. Si parte subito, diciamo, con una serie di articoli e con una lunga intervista allo stesso Carnevale, per chi fosse interessato, diciamo, a leggere, diciamo, queste rubriche che precedono la storia a fumetti, della quale vi mostro immediatamente la prima tavola, La vendetta delle ombre, Boselli e Carnevale. Ecco qui. Tanto per partire, diciamo, bene. Abbiamo a che fare praticamente. Questa storia mi ha ricordato una serie TV della quale avevo seguito anni fa su Sky, se non ricordo male, la prima stagione. Mi pare che fosse, il titolo fosse proprio Carnival. Carnival, che non è altro che una specie di Luna Park ambulante costituita da diversi artisti che poi si fermano nelle varie località montando baracche, tendoni, c'è la baracca della sirena, dell'uomo invisibile, dell'uomo più forte del mondo, dell'indovina, insomma, la donna serpente, insomma, tutte queste particolarità tipiche di questo tipo di fiere ambulanti, ecco. Qui abbiamo a che fare con Tex Carson e anche se separatamente Tiger Jack e Kit Wheeler, che sono sulle tracce di due banditi, due fratelli, due killer, due fratelli gemelli, i fratelli Fortune. I fratelli Fortune, che cosa succede? Che nel seguire la pista di questi due killer, i nostri, diciamo, attraverseranno queste zone, diciamo, queste praterie dell'Oklahoma e del Kansas, fino ad arrivare, seguendo, diciamo, e incrociando la pista, per l'appunto, di questo Indian Carnival, questa specie di Luna Park ambulante costituito esclusivamente da pelle rossa, cioè non ci sono uomini bianchi, sono tutti pelle rossa, di diverse razze, ma tutti pelle rossa. E quindi stavo dicendo, seguiranno le piste, seguendo i Fortune, si incroceranno la pista di questo Indian Carnival, che li condurrà alla fine a uno sconvolgente finale presso una località, diciamo, ai piedi di una collina chiamata Ghost Hill, la collina de degli spiriti, dove, per l'appunto, come ho appena detto, saremo messi di fronte a un finale abbastanza sconvolgente. E tutto, diciamo, tutto il percorso che porta i nostri fino alla conclusione drammatica, diciamo, è abbastanza, come dire, inquietante, abbastanza inquietante. Insomma, no, 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 non è stata per me una lettura, come dire, rilassante. Mi ha un po', diciamo, un po' inquietato leggere questa avventura di Tex. Scritta benissimo, disegnata altrettanto bene, lo ripeto, ma che si è discostata, a mio umile parere, dal Tex classico, diciamo, dalle avventure del classico Tex. Abbiamo a che fare, potremo trovare una serie di artisti abbastanza bizzarri che costituiscono, diciamo, tutto questo carrozzone, questi carrozzoni ambulanti.
Beh, a che fare con Shadow, che è il capo, diciamo, dell'organizzatore principe di questo carnival. Skeleton, la donna Skeleton, sarebbe l'uomo più magro del mondo, se non vado errato. La donna ragno, Storm, il lanciatore di coltelli, e in particolare una bellissima pelle rossa, il cui nome è Tessa Nguyen, che ha, diciamo, un ruolo importante, ma poi dopo vi dirò qualcosa anche su quello, di quello che penso su, diciamo, sul ruolo di Tessa Nguyen e di come si è arrivati poi alla fine in una maniera, diciamo, che mi ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Detto questo, care amiche e cari amici, smetto di tediarvi con i miei sproloqui e vi mostro, diciamo, alcune tavole. Ribadisco, io apprezzo tantissimo Carnevale per quanto riguarda le cover, per quanto riguarda le tavole, bravissimo, sì, però è diverso. Cioè non, lui ha questo stile molto schizzato, che è lontano dagli stili che preferisco io, che sapete tutti, sono Dotti, Villa, Civitelli, insomma, Bocci, adesso non li posso elencare tutti, insomma, che hanno Ticci, che hanno un tratto più preciso, delineato, qualcosa. Lui ha un tratto ricco, fra l'altro, di chiaroscuri, perché proprio adatto al suo stile pittorico. Qui vi mostro alcune di queste tavole. Per tutto l'albo saremo di fronte a tavole di questo genere, con tantissimi, con una forte presenza di chiaroscuri, molto accentuata, ecco. Certamente, dovuto anche praticamente alla vendetta delle ombre, quindi abbiamo a che fare con una specie di horror western, diciamo, per cui ci sta, ecco, è adatto. Ci sono anche scene anche lungo le praterie, fatte benissimo, perché lui è bravissimo. Guardate qui, tutto si può dire, ma è un grandissimo, non si può negare che sia un grandissimo artista questo Massimo Carnevale, veramente bravo, ecco, questo bisogna dirlo. Però, come potete vedere, le scene sono quasi tutte in ombra, in notturna, sembra quasi che sia sempre notte, anche se non lo è. Ecco qua, case immerse, diciamo, nell'oscurità. Tutta la storia si svolge in un'ambientazione del genere, tranne alcune tavole, diciamo, diurne come queste, che ci lasciano intravedere un west abbastanza, diciamo, arido, non lussureggiante, ecco. E qui andiamo avanti, ecco, vedete alcune scene molto significative. Certamente diciamo, come dire, l'attenzione nel leggere l'albo è necessaria. Non lo potete leggere così, in maniera, diciamo, superficiale, diciamo, rilassata. Dovete stare molto, molto concentrati nel leggerlo, perché va capita bene questa storia. Ecco qui vi mostro anche, diciamo, queste altre tavole. Qui vedete una tavola ampia, diciamo solare, quelle che io preferisco, perché è bravissimo. Però ritorniamo subito a scene, diciamo, un po' tetre. Ecco, così è il termine che mi viene, diciamo, più in mente, diciamo, quello che si adatta di più, come potete vedere. È quasi sempre così l'albo, quasi sempre così, fatto in questa maniera, illustrato in questa maniera. Ovviamente Carnevale avrà seguito la sceneggiatura di Bosetti, non è che. E per quanto riguarda la storia ci sta, ecco. Però vedete, ci sono delle scene che mi lasciano un po' così, insomma. Qui vedete queste scene in cui Tiger Jack è aggredito da una serie di ragni velenosi, insomma, cioè, qualcosa che mi ha non, 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 non. Io, oppure qui
serpenti a mai finire, insomma, siamo un po' più verso l'horror che verso l'avventuroso West. Ecco, guardate qui queste orripilanti scene, vedete qui, ovviamente illustrate benissimo da Carnevale, che è un grandissimo artista, lo ripeto, anche se io. E qui arriviamo poi all'epilogo, che non vi mostro, ma l'epilogo si svolgerà ai piedi di questa collina, Ghost Hill, dove, diciamo, dove sono accampati in qualche maniera con il loro tendone e i loro carrozzoni, diciamo, i componenti di questo Indian Carnival. Ecco qua. Quindi, cari amiche e cari amici, che cosa vi posso dire? Ecco, poi una cosa vorrei far presente. Ancora una volta, siamo di fronte a una bellissima ragazza indiana, il cui nome vi ho già detto essere Tessa Nguyen. Ve la mostro meglio. Qui è sempre disegnata abbastanza in penombra, eccola qui, comunque, che nutre una certa simpatia per Kit Wheeler, tant'è che alla fine sarà importante questa ragazza, perché aiuterà Kit e Tiger in grosse difficoltà e contribuirà all'epilogo, diciamo, seppur drammatico, ma positivo, diciamo, per i nostri eroi. Ma alla fine, quello che succede è che la conclusione, l'epilogo, io non posso, diciamo, non vorrei anticiparlo, ma in poche parole sapete, è sempre la stessa cosa. Praticamente, alla fine, questi due ragazzi che si trovano in grande simpatia, alla fine del fumetto si lasciano senza neanche. Cioè, così, in maniera abbastanza fredda, tra virgolette, cioè, l'addio, ma senza neanche, non so, un abbraccio, un saluto particolare, nulla. Questo mi ha un po', lo devo dire, questo mi ha un po' deluso, perché io sono, diciamo, cioè, sarei più propenso, diciamo, a un minimo di considerazione in più per quanto riguarda questi personaggi femminili che sembrano attraversare, diciamo, le avventure dei nostri eroi per poi scomparire nell'anonimato più totale. Alcune di queste figure, secondo me, invece, meriterebbero un qualcosa di un'attenzione, diciamo, maggiore, magari per eventuali sviluppi. Detto questo, scusate se mi sono dilungato troppo. Detto questo, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di giornata, dandovi appuntamento, esclusivamente, a voi piacendo, per il mio prossimo video, e ricordandovi comunque che, come Tex, nessuno mai. Alla prossima!